Tornati ad una nuova puntata di T-Talk, lo spazio politicamente scorretto dedicato a sole donne. Oggi pomeriggio abbiamo una giovane donna come ospite, anche lei una donna comune ma fuori dal comune. E la presentiamo subito, una giovane quasi dottoressa intanto, una sportiva da piccolissima proprio, di uno sport che solitamente per... ce lo dirà lei perché non viene visto come uno sport femminile. Lei è Alice Pia Raffaele. Buon pomeriggio Alice, ciao, come stai? Tutto bene, buon pomeriggio a te Tiziana e grazie per l'invito. Benvenuta a T-Talk. Ho detto una quasi dottoressa perché diciamo che qualche giorno fa hai sostenuto il tuo penultimo esame all'università. Sì, dell'Università di Scienze Motorie. Scienze Motorie. E quindi a breve, insomma, avremo una futura preparatrice atletica o insegnante di educazione fisica. Speriamo, io diciamo che non mi precludo, non demetto, diciamo, dei paletti. Mi piace un po' tutto, ecco. Sto cercando di far, diciamo, combinare sia il mondo dello studio con la mia passione, che appunto è il calcio. Infatti ho detto che sei una sportiva da quando eri proprio piccolissima e pratichi uno sport che solitamente non viene visto come uno sport proprio femminile, ma questo in realtà non è vero. No, diciamo che quando ho iniziato io, diciamo che non veniva visto appunto come uno sport prettamente femminile, purtroppo c'erano molti, molti pregiudizi. Infatti ho dovuto, diciamo, un po' lottare anche dentro casa per andare a giocare a calcio. Fortunatamente avevo papà dalla mia parte, quindi sono stata fortunata, ecco. Ecco. Invece ad oggi, grazie anche al mondiale che hanno disputato appunto la nazionale femminile, un po' diciamo che la visione di questo mondo e di questo appunto movimento, possiamo chiamarlo, sta crescendo sempre di più e questo ovviamente ci riempie di gioia per qualsiasi appunto ragazza che pratica questo sport. Cogliamo l'occasione per dire che qualche giorno fa l'Italia femminile ha battuto Israele per 12-0, c'è un risultato storico, bastava uno 2-0, un 2-0 letto, però la nazionale ha voluto strafare, insomma, 12 gol. Sì, diciamo che hanno colto l'occasione, visto che purtroppo è l'unica categoria insieme, diciamo, Serie A e Serie B che possono giocare, e anche soprattutto con la nazionale, diciamo che si sono date molto da fare. Non si sono fermate ad un semplice 2-0 o 3-0, però hanno avuto, diciamo, strafare, possiamo dire, però vederle giocare è sempre, sempre una cosa bella, ecco. Ho detto di te, sei insomma la capitana, come si dice la capitana, il capitano, come si usa dire? E anche il capitano, Capitano di vabbè. una squadra di calcio femminile, ma com'è essere capitano? C'è una bella responsabilità. Allora, diciamo che sì, responsabilità soprattutto, perché sei in prima linea sia nella buona che nella cattiva sorte, ecco. Sia quando dobbiamo prenderci complimenti, sia quando dobbiamo ricevere le bacchettate. Però è una, diciamo, fascia che anche se non effettuiamo, diciamo, un campionato di altissimi livelli, che è appunto regionale il nostro campionato, però questa fascia un po' mi riempie di gioia perché, diciamo, che dopo tutti i sacrifici che ho fatto, è come se, diciamo, è un regalo che appunto le mie compagne di squadra mi hanno voluto fare. È anche una, diciamo, un modo per dirmi ci fidiamo di te, vogliamo essere tra virgolette rappresentate da te, anche se io sono giovane, appunto, anche rispetto ad altri miei compagni di squadra, hanno scelto me perché magari una parola in più, anche nei momenti un po' di nervosismo, riesco a appagare gli animi, ecco, diciamo così, perché E questo d'altronde fa un siamo. capitano, quindi mantiene gli equilibri della squadra, no? Perché bisogna avere una certa serenità per poter scendere in campo, no? Sì, soprattutto ci vuole tanta tanta pazienza perché oltre ad essere, diciamo,
18 teste tutte diverse, 18 comunque pensieri che devono andare d'accordo, siamo pure donne, diciamo che siamo pure donne e quindi ci vuole un occhio di riguardo, ecco, dove magari la società che appunto è composta da uomini o anche il mister che appunto è un uomo non arriva, allora dice facciamo così che forse è meglio, meglio dare una parola, detta, meglio diciamo dire una parola in modo diverso che sono sicura che arriva, piuttosto magari un rimprovero alzando la voce o Quindi il quant'altro, capitano, questo è. diciamo che ha più responsabilità in campo, deve gestire lo spogliatoio e deve fare un po' da intermediario tra le giocatrici e l'allenatore, il mister. Sì, questo sì. Però sono Ecco, fortunata che ho delle compagne di squadra che non mi, cioè, mi mettono a mio agio, non mi creano nessun tipo di problema, anzi, diciamo, sono pronta a confrontarmi anche con loro, perché quindi. Hai non è detto che siete detto. 18. Sì, super giù, sì. Abbiamo Di quali avuto. età? L'età giovanissima, poche ragazze hanno l'età di 28-30 anni massimo, però il resto tutto, c'è chi ha 25, c'è chi ha anche 16 anni, abbiamo anche il settore giovanile che appunto abbassa diciamo un po' la media, però siamo comprendiamo Quale una squadra territorio giovane. coprite con questa squadra di calcio? Cioè, da quali paesi vengono le ragazze? Diciamo che sono tutti i paesi dei Nebrodi, ecco, quindi tutte Sant'Agata, magari anche Longi, Galati, un po' diciamo l'Interland li coprono, ecco, non abbiamo giocatrici diciamo di fuori della provincia di Messina, a parte Hai detto che forse. il campionato è quello regionale, Sì, giusto? disputiamo Ma campionato io vorrei regionale. ricordare che tu hai militato anche in squadre di campionati di livelli più alti. Sì, precedentemente ero nella squadra di Capo d'Orlando, che abbiamo giocato anche il campionato di Serie B, quindi a livello nazionale, ed era un campionato che arrivava fino a Roma, per un anno è arrivato, per 2 anni è arrivato anche fino a Chieti, quindi diciamo vicino Pescara. Quello è un campionato molto più, diciamo, difficile rispetto a questo, perché ti confronti comunque con ragazze e soprattutto anche con, diciamo, delle realtà diverse dalla tua, perché purtroppo qui al sud fatichiamo un po' con il calcio femminile, però ci diamo da fare, ecco. Bene, ma Alice, fuori dal campo di calcio, chi è? Alice è una ragazza semplice, che ha bisogno proprio di cose semplicissime dell'essenziale, che si diverte anche con una serata fuori con gli amici, senza, diciamo, pensare a grandi feste, ecco. Sono appunto una studentessa ancora, in fase, diciamo, di arrivo della triennale, poi ovviamente dovrò proseguire. Per formarmi al meglio, sì, sicuramente. Sono istruttrice del nostro settore giovanile e questo comunque mi riempie di gioia perché magari trasmettiamo la nostra passione anche a bambine di 8-9 anni e questo comunque mi riempie di gioia. Niente, sono una ragazza appunto semplicissima, diciamo, ha molto acqua e sapone, ecco. So che hai molto sofferto durante il primo lockdown perché non potevi allenarti, quindi avevi trovato degli escamotage per allenarti sotto casa. Mi hanno detto la Sì, verità? ti hanno detto proprio la verità. Cercavo la qualsiasi cosa per allenarmi, per non stare ferma, perché appunto è stato un periodo, diciamo, brutto ovviamente per tutti. Hai trasformato il Il garage in una garage è palestra. quasi, sì, è anche forse in un campo di calcio delle volte, ecco, perché con l'aiuto anche di mio cugino, che anche lui ovviamente era in casa, abbiamo detto qua se non ci diamo da fare, o ingrassiamo e praticamente diventiamo enormi oppure impazziamo. E quindi siccome diciamo, entrambi siamo appassionati del mondo diciamo, dell'attività motoria, ci siamo dati da fare, ecco. Bene, ti ho detto, giriamo pagina, ti ho detto di portare con te, ti avevo detto di portare con te tre oggetti che ti rappresentassero. Cominciamo con il primo, vediamo cosa ha portato Alice, perché io voglio dire ai nostri ascoltatori che io non conosco gli oggetti che portano i nostri ospiti, quindi li scopro insieme a voi. Allora, come primo oggetto diciamo che è appunto una foto rappresentativa,
la foto della mia famiglia, I tuoi 18 anni, di leggo miei 18, 18 quindi anni, immagino appunto. i tuoi 18 Sì. E appunto, diciamo, i 18 anni sono un traguardo un po' per tutti i giovani, ecco, perché magari si ha la sensazione di sentirsi un po' più liberi, un po' più ribelli, diciamo così. È un po' l'età o comunque l'obiettivo che tutti i giovani devono assolutamente raggiungere. Ho scelto questa foto perché la mia famiglia è stata sempre un punto di riferimento, anche ovviamente se può sembrare una cosa banale, però mi hanno sempre dato la forza per tutto, che sia diciamo, una questione inerente allo sport, comunque al calcio, anche all'università. Non mi hanno mai magari puntato il dito se potevo ovviamente sbagliare qualcosa, perché sbagliare ovviamente è umano e nessuno è perfetto. Mi hanno sempre sostenuto su tutto. Mio padre, soprattutto nel calcio, perché essendo anche lui il dirigente della squadra, diciamo, questa cosa può creare dei pro e dei contro. Però lui da un padre molto intelligente si sa dosare, ecco. Sa quando deve intervenire e quando non deve intervenire, perché appunto conosce anche, diciamo, sua figlia, sa in che momento deve parlare. Mia madre è tutto l'opposto, invece, molto protettiva come tutte le mamme, però diciamo che la mamma è mamma, è sempre stato così. Quindi il legame non dico che è molto più forte rispetto al padre, però cioè, Condividete cose diciamo. diverse, diciamo, con papà e Sì, con mamma. però di più posso dirti, anche se con mio padre, diciamo, condividiamo la stessa passione, mi rendo conto che di tutto quello che ho bisogno vado sempre da mia mamma, questo lo devo ammettere. Cosa c'è in Alice di papà e cosa c'è di mamma? E cosa invece non c'è di papà e di mamma che vorresti? Allora, di mia madre sicuramente. Ho preso, diciamo, le somiglio molto, diciamo, può sembrare una cosa brutta, però è magari di avere la giusta attenzione, nell'affrontare una questione o comunque nel saper fare una cosa quasi alla perfezione, ecco. Mi ha insegnato proprio lo stare attenta sui dettagli e soprattutto magari valutare bene ogni passo che appunto stavo facendo. Se magari non ero sicura o comunque mi sentivo un po' appunto insicura in quello che stavo facendo, meglio lasciar perdere e magari cercare Aspettare un altro altre. momento, magari, o Esatto, pregare esatto, esatto. meglio. E cosa invece Invece. vorresti avere che lei ha? Forse vorrei avere molta più forza, ecco, che forse magari crescendo verrà da sé, magari sicuramente, con l'esperienza e tutto, sicuramente, essendo comunque una persona ovviamente più grande, ne ha passate un po' e quindi proprio la forza di non mollare, di affrontare tutti i problemi che comunque la vita ti può mettere davanti con il sorriso, ecco, diciamo così. Invece di papà? Papà mi ha trasmesso, oltre la passione, diciamo così, anche se non mi ha mai forzato, cioè mi ha proprio lasciato libera, dovevo fare quello che volevo. Mi ha insegnato anche diciamo, la fiducia in se stessi, ecco, diciamola così. Perché è importante credere sia in se stessi, soprattutto in se stessi, perché se non si crede, cioè se ognuno di noi non crede in sé, non puoi credere nemmeno, diciamo, nel prossimo, ecco. La cosa che vorrei avere di mio padre, diciamo, un po' più di, come posso dire, di farmi scivolare molto più cose addosso, che però, diciamo, rientra sempre in quell'ambito dell'esperienza. Certo, poi con l'età magari ci sono delle cose che arrivano dovute all'esperienza. Esatto. Andiamo al secondo oggetto, vediamo che cosa hai portato. Il secondo oggetto ovviamente è una pallina da calcio, Guarda, non me l'aspettavo, semplicissima. sinceramente, proprio non me l'aspettavo. Appunto, appunto. Per me il calcio è importantissimo, nel senso mi ha aiutato nei momenti, diciamo, di sconforto totale.
mi aiuta anche a sfogarmi quando magari un qualcosa va storto all'università oppure è un periodo di stress. Infatti, anche prima di un esame non rinuncio mai a un allenamento. Se so di avere allenamento, non rinuncio mai, perché so che in quel momento io annullo tutto il resto e penso solo a giocare e a divertirmi. Ma se tu dovessi dire a una, dovessi invitare una ragazza o una bambina ad iscriversi ad una squadra, insomma, a cominciare a praticare calcio, cosa le diresti? Perché fare calcio? E non magari un altro tipo di sport che tu dicevi c'erano diverse riserve mentali prima, magari potrebbe essere considerato, fra virgolette, più femminile, cosa che non è, perché ribadiamo che anche il calcio è uno sport assolutamente femminile. Dico che Cioè sia sarei maschile che femminile, ecco, c'è da praticare certo. entrambi i sessi. Diciamo che è difficile da spiegare un po', perché purtroppo chi fa solamente calcio comunque rientra in quest'ambito, sa cosa significa giocare, sa cosa significa essere in un gruppo squadra, che poi può diventare anche una seconda famiglia. Infatti, l'unico, diciamo, consiglio che potrei dare per avvicinarsi a questo mondo è appunto che si vanno a sviluppare dei valori che sono sociali, diciamo, appunto di interagire con gli altri, di interagire con persone comunque che sono più grandi di te o più piccole, con che persone magari che possono avere anche delle tradizioni o culture diverse, assolutamente. Quindi il consiglio che posso dare è questo, che se si gioca comunque a calcio, per l'esperienza appunto che ho nel mio piccolo, è appunto questo di crearsi nuove amicizie, ecco, diciamole così, nuove conoscenze che possono sicuramente ti arricchiscono sia magari negativamente che positivamente, però stando in un gruppo squadra riesci a capire anche tante cose diciamo, nella vita privata, ecco, di cui ti puoi fidare e di cui anche non ti puoi fidare. E poi che probabilmente, come lo dico da ex giocatrice di pallavolo, che il punto non si fa da soli, ma si fa tutti insieme. Quindi bisogna unire le Esatto. forze per arrivare all'obiettivo, per arrivare al risultato. Andiamo al terzo oggetto, vediamo cosa Il terzo spunta. oggetto è un CD di Jovanotti, l'ultimo se non sbaglio, che mi è stato regalato da una mia compagna di squadra, che siamo anche amiche al di fuori. Ho scelto questo perché la musica va di pari passo con il calcio. Per me, ovviamente. Infatti, prima anche che stessi di una partita, scarico tutta la tensione con la musica, proprio non voglio essere distratta assolutamente. È molto importante, io almeno una volta al giorno devo ascoltare musica, qualsiasi tipo di musica, tranne magari quella classica che mi piace un po' meno, però appunto la musica è molto importante perché magari ti può trasmettere leggerezza, spensieratezza, magari quando. Ma Jovanotti è il tuo preferito o Sì, no? Jovanotti è il mio cantante E la sua preferito. canzone, una delle canzoni che ti rappresenta di più, qual è? La sua canzone che ti rappresenta di Mi più? piace molto Pieno di vita perché proprio mi dà senso di leggerezza, diciamo un po' di strafottenza anche, la melodia, ecco. Bene. Allora andiamo alla prossima domanda. La prossima domanda, io ti avevo detto appunto, ti avevo un po' spiegato qual era il format e ti avevo detto che sarebbe stata un luogo del cuore, quindi un luogo che ti è rimasto, non so, di un viaggio, magari un posto in cui ti piace ritornare o un posto in cui ti piace andare perché magari ti senti più te stesso, ti senti al sicuro, ti rilassa. A Allora, ovviamente parte il uno. campo di calcio. Esatto, a parte quello perché ci avevo pensato, però ho detto no, poi è Troppo troppo, ecco, scontato. troppo scontato. Un luogo che mi è rimasto impresso è stata Budapest, che l'ho visitata Bellissima. con la scuola nel Bellissima viaggio città. del quinto, sì, una città bella, cioè, la cosa che mi è rimasta forse impressa è stata più diciamo, la civiltà dei cittadini e non, diciamo, perché proprio è una, cioè, ritrovi, respiri proprio aria pulita.
Mi è rimasto impresso appunto per questo, oltre che ovviamente per il divertimento, perché in Giglia di Quinto è normale che ci si diverte sempre. Io non ho mai fatto, amo viaggiare, però questo è stato il mio primo viaggio fuori dall'Italia, che appunto sempre per il calcio ho fatto le mie scelte, i miei sacrifici, e ho sempre rinunciato ai viaggi, diciamo, Certo. di gite scolastiche. Però era arrivato un punto dove ho detto devo fare un qualcosa per me stessa, anche se il calcio comunque un po' diciamo, non mi piaceva lasciare la squadra o comunque gli allenamenti in quel momento, però avevo bisogno un po' di staccare e di divertirmi con appunto in questo caso con la mia classe che in quel Un momento qualcosa di erano... diverso. Sì, E poi assolutamente, era appunto. l'ultimo anno di scuola, quindi insomma era un modo anche per Sapevo che non mi ricapitava più. dirsi ciao insieme con i compagni di scuola. Sì, assolutamente. Non volevo rinunciare a loro perché sapevo, cioè, cercavano di convincermi sempre ogni anno di andare, ma no, no, c'è calcio, calcio, però poi a un certo punto ho detto basta, facciamo qualcosa di diverso che sicuramente mi porterà, cioè mi porterò nel cuore appunto questo Perché è viaggio. una città stupenda, è veramente bella, affascinante, sia la parte di Buda che la parte di Pest, stupenda davvero, non ci sono aggettivi per descriverla, proprio bella. A proposito di aggettivi, ma se dovessi usare tre aggettivi per descrivere te stessa, quali useresti? Bella domanda. Allora, solare, dico due belli e uno brutto, dai. Solare, testarda, molto, molto Io non è detto testarda. che sia brutto, insomma, perché può anche aiutare. Sì, diciamo di sì. Posso dirne uno io? Sì. Genuina. Sì, dai. Diciamo di sì. Nel senso ovviamente migliore del termine. Una ragazza, tu dicevi acquestapone, quindi una ragazza che non ha. Cioè, non si accontenta nel senso cattivo del termine, ma una ragazza che sa cogliere le cose per quello che sono e sa potenziare tutto ciò che ha per ottenere il meglio da ciò che ha. Detto Sì, giusto? assolutamente. Diciamo che una cosa che mi hanno trasmesso anche i miei genitori è questa, dare il giusto peso Allora, alle cose. un'ultima cosa, la ricetta della domenica. Una ricetta che per te sa di festa, una ricetta a cui sei particolarmente affezionata, il tuo piatto preferito. So che ti piace la pasta moltissimo, però Moltissimo. insomma, la carbonara. Oltre alla carbonara, diciamo che io come piatto della domenica dico i maccheroni col sugo e le polpette della nonna. Quelle sono proprio... non si possono imitare, nemmeno mia madre ci riesce. Ecco, infatti se ho proprio... la prima cosa che ho fatto quando sono tornata da Budapest è stata questa. Chiamare mia nonna e dire inizia a preparare perché io voglio mangiare bene, ecco. Benissimo. Come ci lasciamo, Alice? Con un augurio per il futuro. Cosa ti auguri? Mi auguro di un po', diciamo, realizzare almeno uno dei sogni che ho nel cassetto e sicuramente di essere, non dico felice, ecco, di essere contenta, contenta in salute soprattutto. Perfetto, allora noi ti facciamo invece gli auguri migliori per la tua prossima, per il tuo prossimo traguardo, che è la laurea, e poi Grazie. gli auguri per tutto ciò che tu desideri ed anche di più. Ringrazio Grazie mille, di nuovo grazie per l'invito. quindi te per aver accolto il mio invito qui al mio spazio, per aver accettato la mia tazza di tè virtuale, ti tolgo appunto chiacchiere da te. Ringrazio anche la pagina di l'agenzia Eventi Press per aver ospitato questo mio spazio. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Alice, alla Ciao prossima, al prossimo Nizia, successo. Ciao ciao. grazie. Ciao a tutti voi.